Era un cumulo di curve come al mondo non ce n'è. Che spettacolo, le gambe un po' rotendo, credi a me. Che bambola. Ehi, ehi, 8 agosto 1920. Nasce a Chieri, a pochi chilometri da Torino, Leo Chiosso. Appassionato lettore di gialli e di musica, al suo nome sono legate canzoni sempre verdi. Per Fred Buscaglione scrive successi come Che bambola, Eri piccola così, Whisky facile. Per Mina, Alberto Lupo, Parole, parole, parole. Per Gaber, Torpedo blu. Del 1960 è l'esordio televisivo con La Tintarella, protagonista Gino Bramieri. Con Lina Wertmüller firma Stasera Rita, una sorta di Studio 1 con la Pavone. Nel 1972 Teatro 10 per Alberto Lupo. Del 1973 è L'appuntamento per Ornella Vanoni e Walter Chiari. Leo Chiosso muore a Chieri nel 2006. Quando canti mi viene voglia di andare fuori a dire: ed ora Ornella Vanoni ha nitrito l'appuntamento a San Siro o alle Capannelle. Senza paroliere. Noi lavoriamo.